Qualche giorno fa ad Augusta, dove ci troviamo, c'è stata una manifestazione in Piazza Duomo per reclamare lavoro per i disoccupati. Qualcuno ha fatto un conto, 6.000 disoccupati ad Augusta, pensate, 5.000 inoccupati. Un gruppo di disoccupati sta manifestando civilmente davanti al comune di Augusta, davanti al palazzo municipale, da qualche giorno per rivendicare il diritto a lavorare. E, se non sbaglio, voi avete anche già presentato alcune proposte ai signori commissari. Benissimo. Allora, voi manifestate qui pacificamente da diversi giorni, ma come mai non siete entrati, per esempio, dentro il palazzo? Così. Allora, noi dentro il palazzo ci siamo stati lunedì, dalla mattina fino alla sera. Siamo stati ospitati dai commissari e abbiamo fatto le nostre proposte di aprire un capitolo, di mettere nella voce spese una certa cifra da dedicare ai disoccupati, anche sotto forma di cantiere di pulizia del territorio. Poi abbiamo fatto, tramite i sindacati, un protocollo che lo dobbiamo protocollare, alla cui le ditte che vengono a fare manodopera nel paese di Augusta. Sì, ne abbiamo già parlato in precedenza. Cioè che deve ogni ditta deve assumere almeno personale locale. Una percentuale di personale locale. Da questo incontro fatto al mattino con i commissari non è uscito niente. E forse ancora troppo presto? Non è uscito niente. Di pomeriggio, tramite il segretario generale della CGIL, della provincia Zappulla, ha lasciato uno spiraglio. Le promesse che ci hanno fatto sono cantieri di lavoro, progetto e legge del 128, protocollo per manodopera locale e verifica per sussidi per famiglie disagiate. Domani, che aspettiamo una telefonata sempre da Zappulla, ci dovrebbe essere l'ultimo incontro fatto con i commissari. Aspettiamo questa telefonata. Noi domani mattina pensiamo di essere ancora di più di quelli che siamo stamattina.